con noi il co-presidente del San Gaetano, il co-presidente Califano. Buonasera, ben trovato. Buonasera a voi, grazie. Grazie ovviamente per la disponibilità, presidente. Oggi giornata amara, perché questa partita contro la Vallata del Torbido era uno scontro diretto, e quando si perde uno scontro diretto è chiaro che fa un po' più male, no? Sì, oggi avevamo la necessità di fare punti. Siamo tornati a casa con una sconfitta, purtroppo, però devo ammettere che i nostri giocatori hanno lottato dal primo all'ultimo minuto. Purtroppo abbiamo subito due gol per due svarioni difensivi, soprattutto il primo, che ci ha molto tagliato le gambe, come si suol dire, e soprattutto c'era un problema di impraticabilità del campo che ha condizionato tantissimo la partita, poiché non ci si poteva esprimere molto a livello tecnico. Diciamo anche una cosa, sto guardando quella che è stata l'evoluzione del calendario. Da inizio di dicembre fino a fine gennaio la squadra stava marciando molto molto bene, invece ora quest'ultimo mese e mezzo è stato più complicato. Solo 4 punti, il pareggio con la Bagnarese e il successo esterno nell'ultima giornata di febbraio a Rombiolo. Cosa è cambiato? Cosa è successo? C'è qualche infortunio di troppo, Covid, oppure ci si è rilassati magari su qualche risultato utile raggiunto prima? Ma sì, sono una serie di situazioni, ovviamente anche Covid e infortuni, quelli hanno davvero condizionato enormemente il nostro cammino. Devo ammettere che questa per noi è una stagione travagliatissima e anche sfortunatissima. Abbiamo perso diversi giocatori sin dagli inizi del campionato, abbiamo perso un giocatore importantissimo come Caracciolo, che purtroppo non l'abbiamo quasi avuto mai a disposizione, Ricciardi idem, Ferrato, tutti giocatori importantissimi, lo stesso Davide Laganà, Peppe Vono. Abbiamo una lunghissima serie di infortunati e di indisponibili, e questo ha influenzato tantissimo il nostro cammino. Però non dobbiamo trovare delle scusanti, dobbiamo solamente essere più concentrati durante le partite e cercare di lottare per vincere, per fare più punti possibili. Tra l'altro è vero che la situazione è complicata, però insomma la classifica laggiù è abbastanza compatta. L'ultima domanda sul prossimo avversario, perché il Caraffa ha vinto questo derby con lo Sporting Catanzaro, non farebbe i playoff finisse oggi il campionato, però si sono dati sicuramente entusiasmo, arrivano nel momento peggiore forse. Il Caraffa è un'ottima squadra, abbiamo incontrata il girone d'andata lì a Catanzaro e devo dire che è stata una delle migliori partite che abbiamo fatto noi. Perdevamo addirittura 2-0 i primi 15 minuti e poi siamo riusciti a ribaltare, a pareggiare e poi quasi a ribaltare. Abbiamo notato comunque che è una squadra che fa un bel gioco, una squadra con giocatori comunque di qualità, però noi abbiamo una strettissima necessità di fare punti e in casa dobbiamo assolutamente fare bottino pieno.